Allora, benvenuti a questo importante appuntamento sul perché tradurre Dante in mantovano. Iniziamo soprattutto da una motivazione: perché il fiorentino, quindi facciamo un'introduzione, perché il fiorentino è diventato il dialetto più prestigioso? Innanzitutto occorre capire perché parliamo questa variante del latino, che è il dialetto fiorentino, e non parliamo sua sorella lombarda nella sua specificità mantovana. Dovete sapere che alla caduta dell'impero romano il latino si frammenta in varie parlate locali, dialetti. Sulla lingua locale incide il sostrato delle lingue parlate prima del latino, che riemerge, e il superstrato delle lingue dei nuovi dominatori germanici, venendo così a creare una nuova lingua locale, appunto il dialetto. Ebbene, di tutti i dialetti, quello mantovano, insieme con tutti gli altri, è diventato povero e servo, mentre l'unico dialetto che è diventato ricco e potente è il fiorentino, è diventato la lingua nazionale. Certamente per primi vengono i motivi economici. Nel passaggio dall'alto al basso medioevo, il fiorentino diventa la lingua della finanza. Nascono le banche e le prime sono toscane. Il linguaggio della finanza viene inventato dai fiorentini. I bardi e i peruzzi prestano denaro a tutte le più importanti corone d'Europa, ai re. A Firenze è avvenuta una cosa importantissima che non è accaduta altrove fino a quel momento. I nobili hanno venduto i loro terreni e sono venuti ad abitare in città. In poco tempo si è costituito il comune cittadino. Tutto questo denaro liquido doveva essere in qualche modo tutelato. Ecco sorgere la figura del banchiere e della banca. Poi emergono grandi figure di letterati che danno un immenso prestigio alla produzione scritta: Dante, Petrarca e Boccaccio. Sorge un'accademia, detta Accademia della Crusca, che ha il compito di mantenere la lingua pura. Il fiorentino viene congelato e cristallizzato, mentre in Germania l'idea della purezza è associata al popolo, alla nazione, alla razza. In Italia questo archetipo della nostra cultura, che esista qualcosa di puro, di incontaminato, viene applicato al concetto di lingua, con esiti talora non sempre positivi. Infatti la lingua si cristallizza. I letterati hanno voluto come fermare il tempo, il momento più ricco ed intenso della produzione letteraria italiana, il 300. Tuttavia la lingua parlata si evolve diversamente e lo stesso fiorentino parlato diventa un dialetto, un vernacolo. La lingua del sapere rimane il latino fino al periodo dell'illuminismo. Fece scalpore che nel 1764 Antonio Genovesi, professore di economia, tenesse in italiano le lezioni per la nuova cattedra di economia civile, appena costituita. Tuttavia nasce l'esigenza di un rinnovamento del linguaggio, non più adatto ad esprimere la complessità e la moltitudine dei concetti del mondo moderno. Lo stesso Leopardi, nella sua fase illuminista, afferma nei suoi scritti la necessità di usare un linguaggio europeo. Prevale per prestigio l'opinione del Manzoni di rinnovare la lingua con il fiorentino parlato a livello colto, e consigliava addirittura, appunto, nella commissione parlamentare che è stata da lui presieduta, di sparpagliare i maestri toscani per il neonato Regno d'Italia e di continuamente fare visite di istruzione a Firenze. Tuttavia l'unità linguistica avverrà molto lentamente negli anni Ottanta del Novecento, come risultato dell'opera dei mass media, soprattutto televisione, dell'emigrazione di tantissima popolazione dal sud al nord, del servizio militare, della burocrazia.